voce inconfondibile, un'anima soul piena di sfumature dal jazz al funk, una perla direi nel mondo amato, e in Australia, in Giappone, in Russia, in America. Sto parlando proprio di lui, che abbiamo il grandissimo privilegio, e lo sottolineo, di averlo oggi in linea in radiovisione con noi, Mario Biondi. Ciao Mario! Ciao, buongiorno. Che piacere, che piacere. Sei il nostro orgoglio siciliano e siamo felicissimi di ospitarti quest'oggi da noi, Mario. Che onore, piacere mio, poi insomma, parlando di musica italiana, sono contento che si sentano anche delle parole in inglese, visto che sono comunque di origine italiana. Anche se cantate in lingua diversa. Il sangue è quello italiano, per giunta siculo, vogliamo dirlo, quindi. Come direbbe un nostro concittadino conterraneo, diciamolo va. Ecco, esatto. Senti Mario, intanto abbiamo ascoltato questa bellissima collaborazione di questo brano con Il Volo, ma è uscito il giorno dopo del tuo 50° compleanno questo album Dare Odare, Osare Odare, cioè questo gioco di parole italiano e inglese dove ci sono tantissime collaborazioni, no? Tantissime, tanti amici insomma che hanno partecipato a questo progetto, a partire dagli High Five Quintet, gruppo con il quale ho esordito diciamo nel 2006 in quel progetto che si chiamava Handful of Soul, con quel singolo This Is What You Are, che ha portato grande fortuna e grande successo alla mia carriera, e poi gli Incognito, con i quali ho prodotto insieme a Bluey, detto Bluey, il leader dell'Incognito, Jean-Paul Monique, abbiamo prodotto insieme Sun, un duetto molto fortunato che ha funzionato tantissimo in giro per il mondo, insieme a Chaka Khan, duetti con Al Jarreau in quel progetto, con Leon Ware, con James Taylor Quartet, con Omar, con tanti personaggi eccezionali, e poi The Band, la banda che mi segue ormai da oltre 10 anni, tra parentesi composta molto eterogenea come band, perché ci sono ragazzi abruzzesi, molti messinesi, devo dire che la provincia di Messina, mi circonda spesso, stranamente, no? Mio nonno non so se sarebbe contento, perché lui era nato a Messina, però insomma asseriva di essere un profondamente marcalioccio, che non so cosa volesse dire, non capisco questi linguaggi aulici, però insomma. Vabbè, ma noi qua poi... Marcaleoccio è, voglio dire, fondamentale, sapete, qua sapete. certo Mario. Sapete. È un segno di fabbrica, poi... quello. Esatto. E poi ho un veneto con me in questa banda, con la quale abbiamo fatto anche un esperimento rischioso, che è questa canzone che è Strangers in the Night, fatta in una veste molto particolare. In più ho fatto un salto nel mio passato, negli anni 90, con una canzone che scrissi insieme appunto a questo gruppo, questo team di lavoro svizzero che si chiamava Table, ed è una canzone che si chiama Simili. Insomma, quello che abbiamo appena sentito invece è molto sicula, perché Crederò è una canzone scritta dal nostro orgoglio nazionale, che si chiama Gianni Bella, che salutiamo ovviamente, certo. E come no, Giannuzzo è una persona che adoro, e lui lo sa che gli voglio un bene dell'anima, ce lo scambiamo spesso con lui, con Chiara che è la figlia, certo, che lo segue moltissimo nel suo percorso lavorativo, che forse si è spesa tanto per dargli anche risultati dopo insomma il suo incidente di percorso di salute. Senti Mario, sì. No, dicevo proprio a proposito di tutta questa, stiamo facendo un resoconto anche di questo album, ci sono tanti ricordi in mezzo, parlavi di tuo nonno, sì. Ma sicuramente chi ti ha tramandato tantissima musica, anche tuo papà, che qui noi in Sicilia abbiamo amato particolarmente, Stefano Biondi, no? Come no, mio papà è, diciamo che è quello che mi ha dato l'input principale nella musica, perché ci teneva molto, lui credeva molto
al canto, alla musica, amava la musica in maniera spropositata talvolta, proprio mi aveva una passione fortissima e me l'ha trasferita ovviamente nel DNA. In più mia nonna cantava l'Eiar, la RAI, diciamo, primordiale del radiofonica, quando era ancora mondina in quel di Torino, cioè, sì, nella zona, diciamo, piemontese. E anche lei mi ha lasciato cose bellissime. Per esempio, una delle cose che mi ha tramandato è questa cosa qua, che è una cosa che devi... Questa è una canzone. Chi è in radiovisione potrà vedere. È una canzone? È una canzone di Perry Como, che si chiama Cibaba, Cibaba, My Bambino Go to Sleep. Sì, ovviamente Perry Como era di origine italiana e in questa canzone metteva anche un po' di parole in italiano. Era una canzone che mi cantava spesso mia nonna, che era appunto Cibaba, Cibaba, Cibaba. Chissà, farei un riarrangiamento anche di questa, Mario? Un perché tributo? No, lo farò. Un tributo lo farò, anche a questa? Ho preso la partitura originale degli anni 40 apposta, proprio perché magari un giorno o l'altro la farò. E infatti direi anche dei brani, credo, di Stefano Biondi, Ritornando tipo Goccio d'acqua, che era bellissima questa canzone, stupenda. Senti, ma c'è qualcosa, visto che 50 anni è un traguardo, sì, un bellissimo traguardo, una carriera florida, una carriera dove tu ormai hai successo in tutto il mondo, c'è qualcosa che non rifaresti delle cose che hai fatto artisticamente parlando? No, io sono forse come i buoni siculi, sono molto orgoglioso, molto testardo e molto responsabile, nel senso che, come si dice quella parola, me la accollo sempre. Sì, sì, esatto. Sì. Te la sono, sei accollata, insomma. Sei accollativo. Sono accollativo. Esatto. Cerco di ovviamente capisco quando faccio degli errori, ho contezza dei miei sbagli, però me li accollo. Quindi non ho grossi diciamo grossi rimpianti. Invece i tuoi figli, tu sei figlio d'arte, appunto, hai preso questa passione per la musica chiaramente dalla tua famiglia. I tuoi figli, secondo te, hanno in mente di proseguire questa carriera artistica? Poi c'è l'ultima che si chiama anche Etna, se come la nostra Etna te ne farà vedere delle belle, mi sa, eh? Ma devo dire che assomiglia molto all'Etna, Maria Etna, perché è di una serenità e ti trasmette una forza e una serenità incredibile, però quando si fa sentire, cioè ha un bel carattere, è molto grazioso. Ha da poco compiuto 6 mesi, quindi è ancora piccina. E i miei ragazzi quasi tutti fanno musica, quasi tutti studiano musica, quasi tutti hanno a che fare con la musica o hanno avuto a che fare con la musica. Il mio grande è un appassionato di musica, Marzio, e adesso ultimamente, fra parentesi, è tornato un po' come il buon figliol prodigo e mi sta dando, mi collabora, mi sta vicino, mi supporta. E le due ragazze a seguire di età, Marika e Zoe, anche loro hanno fatto musica, fanno musica, hanno fatto le coriste nell'ultimo tour di Renato Zero. E fanno delle cose loro, fanno delle produzioni personali. Zoe però nel frattempo si dedica al suo studio, a quello che ha studiato insomma, a livello scolastico, che è il grafico pubblicitario, e mentre Marika fa la modella, ultimamente si può vedere nella pubblicità del Magnum, insomma, quella ragazza bionda con gli occhioni azzurri e mia figlia. Complimenti davvero al nostro Mario Biondi, sia per la tua carriera artistica sia per questi splendidi figli. E sono soddisfazioni. C'è. Senti Mario, a proposito, c'è un brano nell'album che, appunto, come dicevi prima tu, ha come titolo Simili, che è con Do di Battaglia, ma sento delle sonorità all'interno di questo brano molto tribali che ti fanno davvero respirare quest'aria che tu cerchi e che non trovi senza quella
presenza. È come se si cercasse in realtà in continuazione quest'aria, è vero? Ho avuto una buona impressione? Ma guarda, io forse ho iniziato con quell'atmosfera sul disco If, con un brano che si chiamava No More Trouble, che è nato casualmente a Palermo, è nato a Villa Igea a Palermo. Io uscivo dalla doccia e mi veniva in mente questo sound, questa idea africana, e facevo Give me no more trouble, no more trouble, no more trouble. E fra parentesi ho avuto anche l'occasione di farlo ballare ai Masai in Kenya, ed è stata una soddisfazione incredibile. Mi facevano i complimenti, dicevano bellissima questa canzone, bellissima, ma è nostra. E facevo un po' più a nord, come mi dicono ogni tanto quando incontro questi giovanotti colorati qui a Parma, fanno ma tu da dove vieni? Io faccio Sicilia. Fregano bianco, sì. Ecco, certo, ovviamente. E questa cosa mi inorgoglisce, perché l'Africa è la mamma di tutte le culture, di tutte le musiche, poi, perché dalla musica brasiliana al soul, al funk, a tutte le musiche in generale hanno sicuramente come matrice la madre Africa. E quindi simili, un po' come appunto No More Trouble, ricalca questa atmosfera tribale africana. È una canzone che appunto scrivemmo nella metà del 90, forse 95-96. Devo andare a fare anzi una ricerca ben precisa, perché poi non mi ricordo più, sono passati un po' di anni. Io ti veramente un brano molto molto bello che noi adesso ascolteremo. Volevo ringraziarti intanto tantissimo per essere stato con me quest'oggi in diretta a nome di Studio 90 Italia. Spero di ospitarti presto in studio, spero che possa ripartire presto il tour di Mario Biondi, che tra l'altro è stato già spostato l'anno scorso a causa del Covid e doveva ripartire a marzo, se non mi sbaglio. Quindi speriamo possa ripartire al più presto questo tour in tutto il mondo della nostra voce black siciliana, Mario Biondi, orgoglio della nostra terra. Me lo auguro vivamente, perché abbiamo bisogno di rimetterci sul palco, perché siamo tutti arrugginiti, io, i miei musicisti, i fonici, tutto il mio entourage, siamo tanti, perché quando usciamo siamo forse un'ottantina di persone. E insomma, questo fermo biologico è durato anche un po' troppo. Ecco. A questo punto direi che speriamo vivamente che in ottobre si riparta intanto con queste due date italiane, per poi spostarci con le nostre 80 date che abbiamo spostato in tutto il mondo, appunto dalla Spagna all'Inghilterra, alla Russia, noi abbiamo girato ultimamente 37 paesi nel mondo, quindi sono 37 paesi nel mondo che ci aspettano. Grazie Mario Biondi, incrociamo tutto quello che è possibile incrociare, speriamo di riprendere al più presto i live. Io ti mando un bacio grande grande grande, un abbraccio. Grazie Mario Biondi, grazie a voi per essere stati con noi. Torniamo tra poco, intanto ascoltiamo proprio con te questo brano bellissimo dall'album Dare o Dare, Mario Biondi appunto con Dodi Battaglia. Questa è Simili. Ciao Mario, grazie, a presto, grazie.